È la prima casa di metodo classico in Italia. È la più titolata nelle bollicine e riceve ogni anno i maggiori riconoscimenti dalle guide di settore. Nelle degustazioni alla cieca con le più blasonate marche di champagne ne è uscita positivamente, reggendo il confronto e surclassandole. È presente in 50 paesi, con una crescita annua del 30% nel settore estero. Le cantine Ferrari furono fondate nel 1902 e quindi stiamo celebrando il 110° anniversario. Il fondatore fu Giulio Ferrari, un trentino che studiò enologia a San Michele all'Adige e poi si specializzò a Montpellier e nella Champagne. Tornato nella sua terra, tutto partì da un'intuizione, e cioè che il Trentino potesse essere una terra straordinariamente vocata a fare bollicine di eccellenza e a crescere uve Chardonnay e Pinot Nero base spumante. In una piccola cantina nel centro storico di Trento, Giulio Ferrari, il padre della spumantistica italiana, dà il via ad una produzione di poche selezionatissime bottiglie destinate ad una clientela esclusiva. Nel 52 decide di vendere l'azienda e tra i tanti pretendenti sceglie Bruno Lunelli. Mio nonno era un enotecario, aveva un'enoteca a Trento ed era innamorato del Ferrari e si indebitò fino al collo nel 1952 per acquisire da Giulio Ferrari l'azienda. Grazie alla lungimiranza e a uno spiccato piglio imprenditoriale, Bruno Lunelli aumenta la produzione portandola fino a 100.000 bottiglie l'anno. Inoltre trasmette la sua stessa passione ai figli. Ed è stata poi la seconda generazione della mia famiglia a far diventare Ferrari leader in Italia come bollicina metodo classico e direi il brindisi degli italiani per eccellenza. Qui siamo a Villa Margon, una residenza del 1500 che è sede di rappresentanza del nostro gruppo ed è incastonata tra i vigneti Ferrari. In alcuni affreschi all'interno di questa villa si rappresenta il mondo della vite e del vino, a testimonianza di come il vino è parte della tradizione del territorio trentino da oltre 5 secoli. Il Trentino rappresenta l'optimum per la coltivazione dell'uva Chardonnay e Pinot Nero. Qui si estendono i 120 ettari di proprietà Ferrari, che si avvale della collaborazione di ben 600 conferenti. Tutti si attengono al rigido protocollo Ferrari di agricoltura di montagna, integrata ed ecosostenibile. Ferrari è un Trento DOC, seguiamo quindi un rigoroso disciplinare di produzione che prevede la coltivazione dell'uva solo in Trentino e questa convinzione ci ha fatto investire moltissimo in vigneti, perché solo da uve ottime si possono ottenere bollicine d'eccellenza. Uno dei passaggi più suggestivi della produzione a metodo classico è il remouage, una rotazione di circa un ottavo di giro eseguita a mano, specchio di un saper fare antico e di una tradizione immutata. In un Trento DOC metodo classico, la seconda fermentazione, quella che dona il perlage, che crea le bollicine, avviene all'interno della bottiglia. E quindi ciascuna di queste bottiglie rappresenta un episodio unico. Ma ci vuole poi il tempo per creare un Ferrari, perché questo vino deve maturare e affinare sui lieviti. Ci vogliono oltre 2 anni per creare un Ferrari Brut, quasi 5 anni per un Ferrari Perlée e ben 10 anni per un Giulio Ferrari riserva del fondatore. Pensate che nel buio e nel silenzio di queste cantine affinano e maturano sui propri lieviti ben 20 milioni di bottiglie. Questa, ad esempio, è una bottiglia a cui sono particolarmente affezionato perché ho avuto l'onore di consegnare la numero 1 di questa tiratura limitata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e con questo Ferrari si è brindato al 150° dell'Unità d'Italia. E sono innumerevoli le celebrità che nel mondo hanno scelto Ferrari come testimone di grandi successi o importanti momenti storici e culturali. Andy Warhol amava così tanto il Ferrari da riprodurne l'immagine su un piatto per poi donarlo alla casa trentina. Con il Ferrari si è festeggiata la vittoria dell'Italia ai mondiali di Spagna del 1982 e a quelli di Berlino del 2006. E con Ferrari si è brindato anche a Hollywood, alla notte degli Oscar. Oggi io e i miei cugini rappresentiamo la terza generazione di famiglia e la nostra sfida è quella di portare Ferrari nel mondo come un simbolo dell'arte di vivere italiana. Quindi innovare, ma rispettosi della tradizione e dei valori che hanno fatto grande la nostra storia, che sono la ricerca della qualità e dell'eccellenza in ogni dettaglio, il controllo del processo produttivo dalla terra fino alla tavola e un legame intimo con il territorio trentino, perché un grande vino è sempre la poesia della sua terra. Il 2011 è stato l'anno del vino. L'export italiano, infatti, è aumentato del 14%, toccando un fatturato di 4 miliardi di euro. E tutto questo sembra proprio ricordarci che la classe non è acqua.